Ok, sì, io lo faccio. Si può levare la pezza? Salute a tutti e salute al nostro presidente. E i 20 anni di storia che si porta dietro hanno, secondo me, contribuito a far percepire a tanti arianesi che è possibile fare delle cose importanti e di qualità anche in una zona che non è facile, non è oggettivamente vocata al turismo, è difficilmente raggiungibile, è lontana dai grossi circuiti. I arrived only last night, so I didn't have much time to get to know it. But the things I got to know first are the faces of everyone. Everyone is very, very friendly. Everyone has a smile to give, which is the most important thing on a festival, are the people behind the stage for an artist. And of course, then when you go on stage, the people in front of the stage. But for me, it's very important the people behind the stage. And everyone has been really, 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 really friendly till now. And we love this place. We love Ariano. We love Ariano Folkfestival.
Questa edizione è particolarmente importante per noi perché oltre a festeggiare il ventennale abbiamo pensato di cambiare la location e abbiamo soprattutto valutato l'idea di installare due palchi, un face to face che comunque credo che sia una novità in Italia e dovrebbe essere, lo speriamo vivamente, anche per l'Ariano Folk Festival. Inizia un gruppo, finisce un gruppo, inizia un altro gruppo senza un vero e proprio cambio palco, quindi una 6 ore di musica consecutive che si alterneranno sul folk stage. Jamais été aussi heureux que ce matin. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Je me souviens. Je me souviens très bien de ce qui m'a dit ce matin. C'était il y a un an. C'était il y a un siècle. Il y a une éternité. This festival is really cool. It's got a nice mixture of people, lots of children, lots of adult parents, you know, like it's got a nice family atmosphere. I like that a lot. Everyone's having a nice time. And it's early. I'm the first one to play. So considering, like, I think it's gonna be fun for everybody here. Si patteggerà, va, contro danza va, danza ringhiosa, dove l'uomo non arretra, ma è la donna che decide la partita sa. Beh, essendo che da tanti anni che conosco questo festival, mi sembra un bel coronamento il fatto di avere il doppio palco, insomma, dopo 20 anni di attività, è un upgrade verso uno standard che succede spesso di incontrare nei festival europei piuttosto che quelli italiani, quindi è un bel lavoro che ha fatto Fodarella in questi anni di ricerca e di passione sull'organizzazione dell'evento. La compagnia Stalker Teatro porta in giro questo spettacolo che proponiamo qui anche domani, in giro per l'Europa da anni. Si chiama il titolo Incontri, si ispira a dei passi dell'Antico Testamento e il meccanismo su cui si basa è proprio la relazione tra gli esseri umani. Prima si parlava appunto anche della frontiera fra uomo e uomo, noi siamo delle isole, delle unità, per cui oltrepassare, avvicinarsi all'altro è un incontro e come mettersi un po' nella posizione di frontiera. No, 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 no.
festival tiene mucha fama fuera de Italia, como un buen festival de mucha calidad y de mucha buena acogida. Ariano Folkfestival, sì. Ariano Folkfestival, arra! La cosa più difficile da trovare è l'autenticità. Ecco, qui c'è autenticità, e questa è una cosa che fa piacere e che ti rende, mi rende felice, ci rende felici e ci libera. Like it's a very communal festival. Like it seems to me that the whole city is involved in the festival, and I think that's wonderful, and it's very important to have festivals like this. Next to us, big family, and the pasta came out, and Amparo, she wanted to take a picture of the pasta, so she takes a picture of the pasta, and people kind of react, they're kind of like, why, you know, why are you taking a picture? And just because it's beautiful pasta, big plate, and 2 minutes later, plates of pasta start coming from that family. They're serving us their food. Sharing their food with us, complete strangers. And this is it. This is what we love.